Dear guests, it's a pleasure to host today the second meeting of our seminar. Today, we will be speaking about our wonderful ongoing research by Pier Nicolo Sofia, whose title is Le parvenissant d'éléments interconnectés, études d'un commerce global au XVIIIe siècle. The study will be on glass beads in the 18th century. It's a seminar research that uses glass beads as a way to study the global interactions of Venice with the rest of the world in the 18th century, and also to reflect on the market labor in the 18th century and how more widely does this craft resonate with other works and profession in the city of Venice. So it's a study both on the productions of this material as well on its commercialization in the 18th century, focusing on different centers spanning Brazil to even Gujarat. So it's a truly both global and local study. I would be tempted to say a global microhistory if it weren't a term too usually probably abused and used a bit too often. But anyway, so our host today will be Pier Nicolo Sofia, graduated in 2015 with his BA thesis, and then he defended his MA thesis in 2018. He's currently a doctoral student at the University of Nice, where he's currently pursuing this project on the commerce of beads in the 18th century. I'm really happy to be able to host here a young scholar with an ongoing research showcasing that the history of Venice, even the economic history of Venice, is still pretty much alive, and there's still something to say. And I'm glad that our discussant would be Professor Pezzolo. He does not really need a presentation. He's one of the leading scholars in the field of Venetian economic history, has published widely. Notable article include The Via Italiana to Capitalism. He has studied in Venice, but then he has been he has traveled all around the world between America, France in general, and I would say today he's back in Venice and he's working on a book about war and the economy between the 14th and the 18th century. So who better than him to discuss the research on the 18th century and the economy of Venice at large in that period. Allora, vi sono felice di potervi presentare, anzi di fare, diciamo, da presentatore per questa discussione che avrà luogo tra Pier Nicolo Sofia e Pier Pezzolo. Riguardo un volume sul commercio di pelle di vetro veneziana nel XVIII secolo, è una ricerca che si concentrerà tanto sulla produzione e sul ruolo della manifattura di questo materiale all'interno dell'attività commerciale di Venezia nel Settecento, e quanto sarà anche una riflessione più generale sui luoghi della commercializzazione, le rotte della commercializzazione e cosa questo ci possono dire nell'ottica del commercio veneziano del Settecento, in dialogo con quella che è la storiografia, diciamo, di questo periodo. Questo progetto, appunto, è il progetto dottorale di Pier Nicolo Sofia, che attualmente è uno studente di dottorato all'Università di Nizza. Precedentemente ha passato 5 anni all'Università di Padova, dove ha conseguito sia la sua laurea triennale che la laurea magistrale. E attualmente, appunto, sto lavorando a questo interessantissimo progetto sull'economia veneziana del Settecento e l'economia di vita. Il discussant sarà il professor Luciano Pezzolo, che non ha bisogno di molte presentazioni, è uno dei principali esperti di storia economica di Venezia in un ampio periodo che va più o meno dal 300 fino al 700. Ha pubblicato vari articoli, monografie, è stato invitato in prestigiose università sia in Italia che all'estero, e ha in programma un volume su guerra e commercio tra 300 e 700, e più in generale si è sempre occupato di storia economica di Venezia, e quindi chi meglio di lui per discutere questo progetto che coniuga la microstoria della produzione, la storia globale dei traffici, in quello che si sarebbe tentato di definire uno studio quasi di microstoria globale, se il termine non fosse molto abusato oggi.
Però, diciamo, senza voler, come direbbero in inglese, without any further ado, the floor is yours. E io finalmente mi defilo e finalmente faccio parlare qualcuno che ne sa più di me sulla pelle di vetro del Settecento. Sicuramente tutti via. Piano con la Sofia credo un po' di più. Grazie. Bene, grazie, inizio io. Beh, il primo, credo che la prima curiosità che nasce dalla lettura di questo paper e quindi anche dal suo lavoro, dal suo progetto di tesi è quali sono le ipotesi di partenza di questo lavoro che si è rivelato molto complesso e articolato e insomma che adesso anticipo il finale, faccio spoiler, si è rivelato estremamente importante per arricchire notevolmente quello che noi sappiamo dell'economia veneziana del Settecento. In sintesi, perché? Dunque, grazie intanto della domanda, professor Pezzolo. Non posso esimermi dal ringraziare intanto gli organizzatori e i coordinatori di Venice in Question, Daniele Di Bello, Cristina Setti e Nicola Carotenuto, e le istituzioni che mi hanno proposto di partecipare. Sono molto felice di essere qui, anche se un po' emozionato, e in particolare la Deputazione di Storia Patria per le Venezie. Dunque, per iniziare questa discussione e rispondere, diciamo, alla prima domanda al primo interesse, alla prima curiosità del professor Pezzolo, dunque, la mia ipotesi partenza, le mie domande di ricerca, quella che in Francia insistiamo a definire la problématique un po' della tesi, è interrogarsi appunto sulla capacità di resilienza, usando una parola che in italiano suona un po' buffa, ecco, ma sulle capacità di resilienza di un sistema economico, di un'economia mediterranea, un'economia cittadina mediterranea nella tarda età moderna. E utilizzando quindi un caso di studio specifico, quello delle perle di vetro, le conterie famose, ma non solo le conterie, anche le manifatture a lume, che sono l'altra metà del cielo, se così possiamo dire, nel senso l'altro grande gruppo di perle di vetro. E attraverso quindi questo caso di studio, mostrare che Venezia, fino alla fine della sua esistenza come repubblica indipendente, rimane un polo industriale intanto di livello internazionale, diversificato anche dal punto di vista della produzione, dal punto di vista delle esportazioni anche, delle esportazioni che sì, sono caratterizzate da un altro tasso in realtà, anche se lì servirebbero altri studi, ma un altro tasso di presenza di prodotti manifatturieri industriali e anche un porto, diciamo, di dimensioni o di raggio notevole. Quindi, in generale, che Venezia, fino alla fine della sua esistenza, rimane una città, un sistema economico agganciato e profondamente integrato all'interno dei flussi commerciali, soprattutto internazionali. E in questo senso, le perle di vetro sono forse l'esempio più importante o più vistoso, nel senso che sono un prodotto commerciale, un oggetto che veramente si presta a un'analisi di tipo globale, nel senso che queste perline, queste perle di vetro finiscono veramente in quasi tutto il mondo già nel Settecento, cioè parliamo di quantità intanto considerevoli, diverse centinaia di tonnellate esportate ogni anno solo secondo le stime ufficiali, quindi i registri doganali, ma poi approfondiremo, spero, questo tema, ma con dei flussi che finiscono fino alla Baia di Hudson, il Brasile, ovviamente l'Africa, il continente africano, fino alle sue regioni più interne, fino a tutto, diciamo, quella rotta levantino-orientale che rimane fino alla fine al cuore, diciamo, nel cuore dell'economia veneziana, che trasporta le perle fino al Gujarat e alcune regioni del Bengala e forse, anche se non ci sono prove per il Settecento, in alcune zone dell'Indonesia. Se invece, diciamo, vogliamo inserire la tesi in un quadro
storiografico, ecco, questa riflessione su sistema economico mediterraneo si aggancia a un dibattito scientifico che negli ultimi anni è particolarmente vitale, possiamo dire florido anche, che sta cercando, si sta interrogando su sull'idea di origine brodeliana, anche se insomma è stata sviluppata soprattutto post Brodel, sul declino appunto del Mediterraneo nel corso dell'età moderna e ovviamente soprattutto nella tarda età moderna. E quindi Venezia, in quanto polo, diciamo uno dei poli più importanti del Mediterraneo, e le perle di vetro come uno dei settori più importanti della città, almeno nell'ultimo secolo, nell'ultima parte del secolo, costituisce un case study interessante dal mio punto di vista. E quindi, attraverso questa analisi di questo oggetto apparentemente, diciamo, senza valore, no? È famosa l'immagine dell'europeo che scambia queste perline senza valore sulle coste africane in cambio di prigionieri africani, senza comprendere realmente che cosa ci fosse dietro questo scambio da una parte e dall'altra. Ecco, cercare di riflettere su questa idea del declino mediterraneo, in modo da insomma, rendere più complessa l'analisi e non basarsi su, diciamo, sfumare un pochino questa tendenza che per fortuna negli ultimi anni è stata un po' rimessa in questione, questo declino assoluto del Mediterraneo e in parallelo l'ascesa teologicamente inevitabile dell'Occidente, dell'Atlantico e di tutto questo. Mentre proprio questo tipo di caso di studio permette in realtà di mostrare che il Mediterraneo, alcune zone del Mediterraneo, non solo rimangono delle regioni avanzate dal punto di vista economico concorrenziali anche dal punto di vista manifatturiero, ma sono integrate all'interno del circuito, dei vari circuiti che si sviluppano, ad esempio in Atlantico, lungo le rotte oceaniche, quindi che alcune parti del Mediterraneo partecipano a questa espansione. E quindi che anche i sistemi mediterranei come Venezia, considerati arretrati, possono in realtà all'interno di questi diciamo, specifici interstizi o spazi d'azione approfittare e trarre beneficio da l'indubbia espansione, diciamo, atlantica, oceanica. Quindi non si vuole negare naturalmente che regioni come alcune parti dell'Inghilterra, alcune parti della Francia, abbiano, sperimentino un certo tipo di crescita nel corso del Settecento, ma all'interno di questa visione si vuole mostrare che vi sono anche altre parti d'Europa e del Mediterraneo che partecipano a questo fenomeno. E quindi si vuole anche, diciamo, sfumare, rimettere in questione questa dicotomia, no, fra un presupposto core, un presupposto centro locomotiva del sistema mondo europeo, il nord-ovest dell'Europa, e la periferia mediterranea o delle economie meridionali. Come è già stato sottolineato prima di me, non voglio certamente mettermi in prima fila, ma la realtà è più complessa di questa. Venezia non può essere considerata una periferia semplicemente, in modo così semplice, nel Settecento. E quindi la tesi cerca di contribuire da questo punto di vista. Dal punto di vista meramente storiografico, faccio riferimento a lavori che dall'inizio di questo secolo cercano appunto di indagare il Mediterraneo da questo punto di vista, e quindi faccio riferimento al volume diretto per esempio da Maria Fusaro, Colin Haywood, Mohamed Salah Omri, Trade and Cultural Exchange in the Early Modern Mediterranean, che è apparso nel 2010, il progetto Atlantic Italies, Economic and Cultural Entanglements, che è coordinato diretto e coordinato da Roberto Zaug a Zurigo e da Silvia Marzagalli, e poi vari dossier tematici che sono apparsi su riviste
internazionali come la Review di Sphere Maritime, che nel 2011 ha proposto un dossier su, intitolato La Méditerranée dans les circulations atlantiques au XVIIIe siècle, e recentemente anche un dossier di Rime, diretto da Paolo Calcagno, che si è focalizzato su il commercio dei generi coloniali. Più in generale, ecco, una rivalutazione dei fenomeni mediterranei e anche della vitalità di alcuni, di alcune regioni o di alcuni fenomeni, e penso in questo caso anche alle ricerche di Daniel Panzac sulla caravana maritima. Quindi dal punto di vista della problematica e del quadro storiografico, questi sono i miei le mie stelle polari, ecco. Poi c'è un altro, ecco, non so se vuole intervenire il professor Pezzolo, ci sono altri riferimenti metodologici o storiografici. Dal punto di vista metodologico, appunto, vedo che è già stata citata questa microstoria globale o storia globale a scala ridotta. Io, senza appuntarmi stellette o mettere etichette, diciamo, sulla mia tesi, però effettivamente il volume di Francesca Trivellato, The Familiarity of Strangers, che è apparso in italiano con il titolo Il commercio interculturale, è stato il principale punto di riferimento dal punto di vista metodologico, nel senso del voler provare a integrare un'analisi micro e un'analisi macro nello stesso caso di studio. Ovviamente io non ho potuto, o comunque le fonti che ho scelto di consultare non mi permettevano un'analisi simile a quella di Trivellato, naturalmente, perché poi ogni caso di studio ha i suoi tipi di percorsi, però, diciamo, mi sono comunque ispirato a questo approccio misto che consente di mantenere uno sguardo, soprattutto per quello che riguarda le perle importanti, uno sguardo ad ampio spettro, quindi rispetto alle rotte, ai traffici, ai mercati, alle destinazioni, e però con un aggancio e le fondamenta solide per quanto riguarda ad esempio l'analisi della seconda parte del mercato del lavoro, fondata su micro casi di studio e quindi fonti qualitative prodotte ad esempio dalle corporazioni, per cercare quindi di dare anche una di arrivare ad un'analisi complessa e approfondita allo stesso tempo. Poi, per quanto riguarda ovviamente la storia veneziana o la storia del vetro, il riferimento è ancora una volta Francesca Trivellato e Fondamenta dei vetrai, che 20 anni fa ha rimesso in questione anche tutta l'evoluzione della vetreria veneziana tra il 6 e il 700, e poi quello che è stato scritto negli ultimi 40 anni su questione declino, decadenza, declino relativo, declino assoluto di Venezia, e quindi appunto presente Luciano Pezzolo naturalmente, ma Piero Del Negro, Alberto Tenenti, Walter Pancera, Massimo Costantini. Ecco, questo è un po' il retroterra della tesi. Perle di vetro, ma perle di vetro per parlare di qualcosa di più, per interrogarsi su qualcosa di più ampio. Grazie. Vorrei fare un'osservazione. Io ho una certa età, quindi è, come dire, provocatoria. Lei ha pienamente ragione nel mettere in discussione il modello, è la descrizione sociologica di Wallerstein, di questo centro della semiperiferia, perché non è un modello esplicativo, a mio vedere, è un modello descrittivo che risale al concetto di scambio ineguale, quindi di una tradizione di non tanto storiografica ma di economia politica che riguarda il capitalismo, l'ascesa dell'Occidente, eccetera. Detto questo, allora mi chiedo, chi è che porta le perline in tutto il mondo? Vascelli, inglesi e olandesi.
grosso modo. Allora, il problema è, i veneziani e le veneziane fanno le perline con, ecco, mi chiedo, il valore aggiunto di questa produzione è significativo? Queste perline vengono caricate su vettori nordici, grosso modo vanno, c'è una mostra date alla mano che c'è una grossa esportazione a Lisbona e insomma grosso modo poi Inghilterra, e da qui poi dilagano letteralmente in Africa, nelle Americhe, nell'Oceano Indiano, strepitoso. Il problema è, chi sono coloro che guadagnano effettivamente da questo commercio intercontinentale? Ci guadagnano di più i veneziani o ci guadagnano di più i nordici, per usare un termine cinquecentesco? In altri termini, le merci che i veneziani forniscono agli intermediari inglesi, olandesi, eccetera, non possono essere considerate una sorta di materiale che viene poi valorizzato dagli altri? Sì, la ringrazio. Sicuramente, dunque, detto che rimane difficile fare un'analisi del, appunto, non solo del salto valoriale attraverso, lungo la filiera delle perle, è una delle cose su cui mi sono un po' interrogato, rimane complicato uno studio dell'effettivo, diciamo, non solo del prezzo delle perle sui vari mercati, ma anche diciamo, dei profitti tratti dalle perle lungo i vari mercati. Non solo perché rientrano all'interno, appunto, di vari meccanismi di controscambio in cui, ad esempio, i veneziani portano in laguna lo zucchero in cambio delle perle di vetro, ma poi, ad esempio, in Atlantico rientrano all'interno di un meccanismo in cui appunto sono scambiate con prigionieri africani. Quindi la questione è molto difficile, però pone in effetti un problema centrale, cioè quello che i veneziani nel Settecento non controllano la filiera, o meglio, non controllano la parte finale della filiera. Io ho potuto fare arriverò a rispondere alla questione più generale, però mi permetta prima di fare un piccolo appunto. Ho potuto, durante, insomma, il lavoro di ricerca, studiare due situazioni, diciamo, che presentavano alcuni dati sui prezzi e sulla contrattazione di queste perline. Ed è venuto fuori che, diciamo, sul valore aggiunto possiamo ragionarci, nel senso che il vetro non è certo oggi il vetro non è di certo un prodotto ad altissimo valore aggiunto, se non parliamo del vetro di alta qualità. Le perline in alcuni casi non sono prodotti di alta qualità, ma in alcuni casi sì, perché le conterie sono una cosa, le manifatture a lume sono un'altra, e le punte più avanzate delle manifatture a lume, che vengono spesso mandate verso Oriente, possono rientrare all'interno della categoria del gioiello non prezioso, o comunque di beni simili di lusso. Quindi è difficile fare un discorso generale per un gruppo di prodotti che è molto differenziato al proprio interno. Per i casi in cui che ho osservato, le possibilità di profitto non sembrano essere così indifferenti, sia su una piazza come Aleppo, ad esempio, sia su una piazza come Lisbona. Quindi è certo che non stiamo parlando di alta tecnologia. D'altra parte dobbiamo pensare che nel Settecento il vetro non è un prodotto comune, nel senso, è un prodotto comunque di una manifattura che ha dei segreti produttivi, che è gelosamente custodita, soprattutto quella delle conterie e le perle di vetro, quindi diciamo è una produzione di un certo valore.
e soprattutto penso che si possa riflettere anche su un'altra questione, e cioè chi sono i veri vincitori lungo la catena, lungo la filiera delle perle. Io non sono così sicuro che i veri vincitori siano, cioè, tra virgolette, i veri vincitori siano gli, ad esempio, i negrieri europei, rispetto invece ai mercanti fabbricanti veneziani, i quali controllano di fatto la produzione, controllano di fatto i costi di produzione, e sono la membrana che divide il mondo delle arti dal mercato. Per cui, se diciamo avessi altri 5 anni per poter approfondire ancora di più la cosa, io mi concentrerei su questo, nel senso, la filiera è lunga e per come è fatta io mi interrogerei ad esempio su quanto sia importante la rendita di posizione di questi individui, che sono molto pochi in realtà, però che probabilmente riescono a spremere un certo profitto. Su il discorso invece della, che sono giustamente gli inglesi, i francesi, i portoghesi da un lato, e dall'altro i mercanti egiziani che arrivano fino a Jeddah, o gli indiani i vettori dell'oceano indiano che trasportano le perline, questo è sicuramente vero. D'altro canto, io rifletterei anche sul fatto che i veneziani, anche al momento della massima, diciamo, espansione, del massimo successo durante la propria storia, non sono mai arrivati oltre la zona euromediterranea, e questo è sicuramente un punto, nel senso che nel corso dell'età moderna le cose non cambiano da questo punto di vista. Però è anche vero che, ad esempio, a Lisbona sono i veneziani a portarle. Certo, poi non possono però gestire il traffico tra Lisbona e il Brasile, ma questo anche per motivi molto semplici. Ci sono regole nel commercio atlantico che si fondano, nella maggior parte dei casi, sull'esclusiva. Semplicemente i veneziani non possono fare concorrenza ai vettori portoghesi o, nel caso, ad esempio, degli spagnoli, di chi gestisce l'asiento. O nel caso francese, salvo che durante le guerre, durante ad esempio la guerra d'indipendenza americana, vettori veneziani che ci sono durante la guerra d'indipendenza americana e che arrivano ai Caraibi a portare rifornimenti, ad esempio di cereali, ci sono navi dei Trevesker che vengono mandate in Atlantico, e anche di altri, sono mercanti veneziani. Però secondo me bisognerebbe anche riflettere su questo, avrei voluto arrivarci alla fine del mio intervento, ma certo, i veneziani non sono quelli che trasportano le perline o gli altri, diciamo, manufatti in Brasile, in Africa, nelle colonie. Bisogna interrogarsi però sul fatto: potevano veramente farlo? Avrebbero potuto farlo con le regole del gioco dell'epoca? Questo non penso. Quindi nel Settecento Venezia deve sfruttare i margini di manovra che ha. La libertà d'azione è purtroppo per i veneziani quella che è. Il Levante, dove possono ancora provare a resistere, dove cercano, investono per resistere, il Mediterraneo, vogliamo dire, il Mediterraneo occidentale, in cui, tra l'altro, nella seconda metà del secolo, le navi veneziane ritornano a solcare, ritornano a gestire traffici importanti con Genova e Lisbona. Cosa fanno i veneziani? Diventano fornitori nel caso delle perle parlo ovviamente, diventano fornitori delle economie atlantiche, e si ritagliano quindi questo ruolo. E quindi certo non è, da questo punto di vista, non sono i veneziani che tengono in mano le redini della situazione, che gestiscono il commercio internazionale. È proprio questo su cui rifletto io, nel senso, quali sono gli spazi di manovra per dal punto di vista economico naturalmente, per un sistema di piccola taglia, e soprattutto che non è supportato dal punto di vista anche statuale, meramente di potenza, da uno Stato capace, né dal punto di vista militare né dal punto di vista fiscale. Solo sul mare c'è qualche, diciamo, capacità, e infatti Venezia sfrutta quella. Ecco. Mi fermo, ma se vuole possiamo continuare. Ha pienamente ragione, nel senso che lei ha usato un paio di volte il termine le regole del gioco. Le regole del gioco da chi sono dettate? Dai più forti, da quelli che hanno lo strumento
dell'uso più o meno legale della violenza. Così è stato per i genovesi, per i veneziani nel basso medioevo. Ad un certo momento c'è stato un passaggio di consegne, diciamo, la staffetta è stata, il cannone è stato passato dai veneziani, o la galea o il vascello, dai veneziani, dai genovesi, dai catalani ai nordici, e questo è stato uno dei elementi fondamentali. Questo significa, secondo me, che i costi di commercializzazione sono determinanti per il successo sul mercato internazionale. Costi di commercializzazione che sono dettati in parte, in buona parte direi, dai costi di protezione, riprendendo il modello di Frederick Lane. Ed ecco che entra allora la politica, per cui giustamente i veneziani avrebbero potuto oltrepassare, diciamo, le colonne d'Ercole in misura significativa? No, naturalmente, sarebbe antistorico pensarlo. No. E quello che emerge in maniera, insomma, molto interessante dal suo lavoro è appunto questa ripresa della presenza, direi forse non solo veneziana, nel Mediterraneo occidentale, che secondo me varrebbe la pena di approfondire in termini comparativi. Lei ha provato con Marsiglia, se ben ricordo, confrontando il valore delle merci entrate a Marsiglia, si potrebbe fare credo anche con porti con Barcellona, con, non lo so, però sì. Per avere una mappa, esatto. No, credo per il secondo Settecento più o meno, credo, adesso non ho idea, però che ci sia un fiorire di documentazione sulle attività dei porti del Settecento che verrebbe la pena di vedere. E quindi la politica è fondamentale. Certo. Nel discorso delle regole del gioco. Le regole del gioco che, appunto, dettate da altri in una certa misura hanno influenzato, non vorrei dire il declino assoluto veneziano, però insomma un ridimensionamento evidente di Venezia. Che non è, se non c'è una visione teleologica da un lato, non c'è neanche una visione di regresso irrefrenabile o altro. In effetti c'è un qualcosa che riprende. Un altro elemento, e qui ci porta più all'interno della città, è il sistema corporativo, che è stato nel secondo dopoguerra, in un contesto ideologico di mercato libero, eccetera, è ovvio che insomma, le corporazioni, già prese di mira a fine Settecento, ma per altri motivi, sono state indicate come i principali colpevoli del cosiddetto declino economico italiano. Direi che negli ultimi 30 anni almeno, insomma, la situazione è stata ridimensionata, anche se il dibattito è ancora vivace. Sa benissimo che, insomma, meno male la corporazione è stata considerata da qualcuno come un club di pochi, che va a vantaggio di pochi, no? Nonostante molti altri dicano, ma insomma, queste corporazioni per certi versi hanno svolto un ruolo estremamente importante per il controllo della qualità, e anche per dare delle risposte flessibili alle congiunture di mercato, come emerge dal suo lavoro, mi sembra, no? Sì, esatto. Sulle corporazioni penso che potremmo stare qui solo a presentare i lavori che sono stati fatti per la prossima settimana, però in effetti sì, nel senso che in realtà il dibattito sulle corporazioni è nato proprio durante
il Settecento, nel momento in cui si iniziava a metterle in discussione, rimontano a Smith, a Turgot, eccetera, eccetera. E come diceva giustamente lei, professor Pezzolo, c'è stato, diciamo, si è creata questa interpretazione classica, se possiamo dire, soprattutto sostenuta nel mondo anglosassone, molto forte durante la prima parte del Novecento e durante il primo dopoguerra, che vede nelle corporazioni, nei corpi di mestiere, nelle arti, come si chiamano a Venezia, un sostanziale ostacolo allo sviluppo economico. Quindi aggiungendo tutto un coté di rendite di posizione, eccetera. Ora, tutti ricordiamo che Cipolla, appunto, imputava una buona parte della causa della crisi seicentesca italiana agli alti costi delle manifatture causati dalle, appunto, l'alto livello di protezione di cui godevano i maestri all'interno delle corporazioni. Ora, io non voglio naturalmente negare il fatto che, ad esempio, per, come dicevo prima, per un patrono di fornace fosse un indubbio vantaggio essere protetto all'interno di un certo tipo di istituzione e regolazione. Io però sono stato, diciamo, sono molto sensibile a questa corrente che, tra molte virgolette, definirei revisionista verso i corpi di mestiere, nel senso che negli ultimi 30 anni, come diceva, forse un po' di più, come diceva lei, soprattutto nell'Europa continentale, ecco, diciamo, e l'Italia è diventata un case study molto importante a causa della pervasività dell'istituzione corporativa in Italia, abbiamo, diciamo, la storiografia si è interrogata sul ruolo di queste corporazioni facendo cosa? Passando da un'analisi degli statuti, quindi delle fonti normative, quello che dovrebbe essere la regola, a un confronto tra le fonti normative e le fonti giudiziarie o, diciamo, notarili, ma soprattutto giudiziarie, nel senso le fonti che permettono di andare alla realtà dell'organizzazione del lavoro, delle pratiche di lavoro e delle pratiche produttive. Ecco, inserendomi in questa corrente storiografica, io ho cercato di fare un'analisi degli statuti, naturalmente, del quadro normativo, soprattutto delle due arti che gestiscono la produzione delle perle a Venezia nel Settecento, l'arte dei margariteri per le conterie e l'arte dei perleri per le manifatture a lume. Però, appunto, valorizzando la documentazione prodotta dalle magistrature di controllo, e quindi i censori, gli inquisitori di Stato, l'inquisitore alle arti, eccetera. Quindi incrociando, leggendo, come ha scritto Francesca Trivellato, in controluce la documentazione, no? E quello che è venuto fuori si inserisce naturalmente nel solco già tracciato da Francesca Trivellato, nel senso, il mondo della vetreria veneziana è, come tutto il mondo delle corporazioni, è un mondo pervaso da litigi, da conflitti, da continue rinegoziazioni all'interno e di compromessi anche con l'autorità politica. E per quanto riguarda le arti delle perle, e mi sono soffermato soprattutto su, come diciamo, i margariteri e i perleri, benché esse si autodefiniscano gelosissime, come tutte le corporazioni del vetro, no, c'è questo mito, insomma, c'è questa visione, anche propugnata dalle autorità veneziane, della vetreria come il settore, un po' il re dei settori veneziani, il più tutelato, il più guardato con occhi, diciamo, di attenzione da parte del sovrano, ecco, quindi chiuse. Anche. Quindi, e certo c'è del vero in questo, soprattutto nella chiusura verso l'esterno, però in realtà quando noi andiamo a osservare le fonti giudiziarie vediamo che nella pratica, né nella quotidianità, quello che possiamo dire quotidianità, né nelle relazioni di lavoro effettive, al di là delle norme, queste corporazioni sono permeabili, sono molto più permeabili di quello che sembra, sia al loro interno che verso l'esterno. E ad esempio, perché dico all'interno? Perché secondo le regole, ad esempio, un negoziante dell'arte dei perleri, quindi diciamo l'elite dell'arte dei perleri che gestisce la fabbricazione delle perle a lume, non può ingerirsi, immischiarsi nelle attività dell'arte sorella dei margariteri, non può ad esempio finanziare un forno per conterie. Ogni arte deve, uso, diciamo, una perifrasi un po' forse non adatta al contesto accademico, ma deve farsi gli affari suoi. Ciascuno si occupa della produzione delle proprie
dei propri articoli. Poi la commercializzazione è in comune, ma anche lì la questione è un po' più complessa. La realtà dei fatti è che ci sono Berleri, come ad esempio Giorgio Barbaria, che è il più famoso e celebre, forse uno dei più celebri mercanti fabbricanti veneziani dell'ultimo Settecento, che in maniera, diciamo, illegale, quindi violando le regole, ma in maniera molto, diciamo, aperta, perché lo proclama anche a rialto quando gli chiedono delle commissioni di conterie, lui dice: guardate, io ho finanzio un forno per conterie, non c'è bisogno di andare dall'arte dei margariteri, ve la procuro io la commissione. Quindi ci sono, sia all'interno delle arti, e addirittura ci sono margariteri che finanziano fornaci da canne a Murano, quindi arti a valle della filiera che finanziano parte a monte, quindi ci sono, la filiera è permeabile al proprio interno nonostante le regole, ma soprattutto ci sono, la filiera è penetrabile dall'esterno, cioè ci sono esempi di ovviamente maestri che lavorano per mercanti ebraici, su commissione di mercanti ebraici, cioè producono direttamente per loro senza passare dai patroni o dai negozianti dell'arte, e questo è uno dei, diciamo, dei crimini più grandi che possa fare un maestro margaritero, per l'er che sia. E soprattutto c'è un caso molto interessante che bisognerebbe vedere quanto eccezionale, quanto invece prassi, ma è molto difficile ovviamente far emergere queste cose dalle fonti, di un vero e proprio sistema clandestino con dei prestanome delle arti, cioè dei patroni, dei maestri dell'arte dei margariteri senza capitali a disposizione, che agiscono come prestanome per dei finanziatori esterni, che sono dei mercanti di piazza veneziani, che finanziano sia un forno a conterie attraverso l'intermediazione di sensali che forniscono i capitali, che un forno di canna a Murano. Quindi, diciamo, completano il ciclo della produzione con questi finanziamenti, e una volta prodotte le perline vanno consegnate a Emanuele Yacour, che è uno dei più importanti mercanti ebraici veneziani della fine del Settecento, e le fonti mostrano che è molto probabilmente Yacour il finanziatore che poi, attraverso una serie di intermediari, finanzia direttamente una piccola rete di produzione clandestina. E infatti Yacour compare poi nei manifesti di esportazione delle navi veneziane dirette in Levante. Quindi un primo punto che sottolineo, dei soli due che toccherò per andare in fretta, è che la filiera è permeabile, che le arti sono in maniera informale più aperte di quello che sembra, più aperte ai finanziamenti, ad esempio, o all'implicazione di agenti esterni, e di agenti anche molto importanti, come possono essere i capitali di alcune delle famiglie ebraiche più importanti di Venezia, Yacour, ma ci sono anche i Bonfili, ovviamente, dentro. E in secondo luogo, per un po' contrastare quest'idea, no, degli alti costi di produzione, della protezione che le arti danno giustamente ai maestri, bene, l'analisi degli statuti e della documentazione giudiziaria mostra che nel corso del Settecento le arti delle perle diventano qualcosa di molto diverso rispetto a delle istituzioni che proteggono la manodopera. Ma, diciamo, seguendo un'evoluzione simile a quello che accade nella seta, come ha mostrato Della Valentina e come è stato mostrato per altre corporazioni votate all'esportazione in Europa, ad esempio le seterie di Lione, queste due arti diventano delle nicchie a disposizione degli imprenditori, se vogliamo così dire, cioè dei patroni di fornace e dei negozianti per l'ero. Cioè, attraverso l'intervento dello Stato veneziano, e quindi attraverso la modifica, ad esempio, degli statuti, e attraverso meccanismi invece più informali, legati alle pratiche quotidiane, avviene una differenziazione netta fra i maestri, che però sono maestri operari, quindi che lavorano di fatto, si occupano del lavoro manuale, e i maestri che invece sono patroni e quindi finanziano i forni, oppure finanziano la distribuzione della manodopera. Questo ovviamente c'era già in precedenza, la differenza fra datori di lavoro e i maestri che lavorano. Ma nel Settecento, e soprattutto dagli anni 70 in poi, questa cosa diventa formale, c'è una separazione formale negli statuti, e
l'accesso al rango di patrono o di negoziante diventa più difficile. Quindi, diciamo, anche dal punto di vista statutario, le corporazioni delle perle, diciamo, tendono a, diciamo, la revisione degli statuti tende a sottomettere la manodopera alle esigenze dei patroni di fornace e alle esigenze della Repubblica. E le esigenze della Repubblica sono che le commissioni siano svolte, completate nel più breve tempo possibile, nelle quantità richieste rispetto a le richieste appunto dei mercanti stranieri. Quindi di fatto, da questo punto di vista, le corporazioni delle perle si rivelano uno strumento flessibile a disposizione delle necessità del commercio veneziano. Ma non solo questo, nel senso che una volta, in parallelo a questa differenziazione formale, ufficiale, fra una manodopera sempre più manodopera e diciamo un ceto padronale sempre più ceto padronale, vi sono tutta una serie di dinamiche interne, ad esempio l'immissione di manodopera non inquadrata, ad esempio il non rispetto delle tariffe, dei tariffari, dei prezzi e quindi il non rispetto dei, diciamo, delle mercedi da dare agli operai, la gestione dei tempi di lavoro e tutta una serie di meccanismi che i patroni e i negozianti attivano in modo, diciamo, autonomo e senza incontrare l'opposizione delle autorità, che permettono di abbassare notevolmente i costi di produzione. Faccio solo un esempio e poi concludo. Negli anni 50, in seguito a una richiesta di, diciamo, di una affluenza molto elevata di commissioni di conterie, i mercanti di piazza, insieme ai patroni, convincono le autorità veneziane ad aprire l'arte dei margheriteri e ad immettere 50 garzoni dall'esterno all'interno dell'arte. Nel giro di pochi anni, a questi garzoni viene affidata un'operazione che è il taglio della canna. Il taglio della canna è affidato a dei maestri dell'arte, c'è una specializzazione interna. Nel giro di qualche anno, i maestri tagliatori protestano presso il magistrato dei censori perché le loro mercedi sono diminuite circa del 30%. Quindi, attraverso questi meccanismi, i patroni arrivano a controllare anche, ovviamente, i costi di produzione. Quindi, questo è per dire che l'esperienza corporativa va letta nel suo contesto storico, e soprattutto va compreso che l'esperienza corporativa, l'istituzione corporativa, è in realtà diverse centinaia di esperienze corporative. Una corporazione è diversa dall'altra. Nel caso delle perle, nel Settecento, queste istituzioni diventano strumenti, come dicevo, al servizio di un piccolo gruppo di patroni e soprattutto al servizio delle necessità del commercio. Sono in grado perfettamente di appunto rispondere alla congiuntura, sia questa una congiuntura di contrazione, cosa che succede frequentemente nel Settecento durante le guerre, ad esempio tra Gran Bretagna e Francia, ma anche a una richiesta improvvisa di commissioni, non c'è nessun tipo di difficoltà a rispondere a questa cosa attraverso ad esempio l'assunzione di manodopera esterna o la moltiplicazione degli impianti. Quindi quindi l'istituzione corporativa va letta all'interno del proprio contesto e da questo punto di vista non mi sembra che sia un ostacolo al tipo di commercio che ritroviamo nel XVIII secolo e al tipo di contesto veneziano, senza contare che le corporazioni svolgono altri ruoli molto importanti, come riconoscono anche alcuni patrizi, dal controllo della manodopera del popolo veneziano a funzioni fiscali, ad esempio, perché sono sostituti di imposta, e quindi senza parlare poi della questioni come il controllo della qualità e tutte queste cose. Per cui ecco, la filiera delle perle si fonda anche su un settore produttivo perfettamente in grado di rispondere alle necessità del commercio del XVIII secolo. Grazie, vero che siamo in conclusione più o meno di questa parte. Vorrei sottoporre la domanda delle domande.
Allora, abbiamo un secondo Settecento veneziano che in alcuni settori si sta riprendendo, sta mostrando una certa vivacità, no? Un elemento che mi sembra molto interessante, che caratterizzerà soprattutto il secolo successivo, è la presenza degli ebrei in città. Questi emergono già nel secondo Seicento, nel Settecento, il ruolo degli ebrei in questo settore è cruciale, mi sembra, centrale, senz'altro, e nell'Ottocento ancora di più si allargheranno in altri settori. Venezia è una città la cui economia, e per certi versi anche la cultura, è sostenuta dalla comunità ebraica. E questo è un aspetto di continuità. La domanda delle domande è, ma allora, io ho l'impressione che Venezia nell'Ottocento non sia proprio il Bengodi, non sia tra le città più ricche dell'Europa occidentale. Cosa è successo allora? Abbiamo l'immagine che abbiamo del suo lavoro è che appunto c'è vivacità, c'è dinamismo, direi, no? Dinamismo. Sì. E dopo? Perché? Allora il discorso sarebbe, agli inizi degli anni 70 e 900 c'è stato un libretto molto interessante intitolato sulle failed transitions, cioè sulla la transizione incompiuta dell'Italia del Rinascimento e dell'Olanda del 600, del secolo d'oro. Perché Venezia conosce una failed transition più avanti, secondo lei? La ringrazio. Dunque, questa domanda va un po' oltre i confini della mia tesi e penso certo, che certo. Bisogna... No, no, no. Dunque, certo. Dunque, intanto è vero che Venezia, soprattutto nel primo Ottocento, non è di certo una delle città o delle zone d'Europa più dinamiche. Però è anche vero che il settore di cui mi sono occupato io è la spina dorsale dell'industrializzazione veneziana nell'Ottocento. Quindi, una prima parte della risposta... Può usare il termine industrializzazione per questo settore? Dunque, io citavo il lavoro, cioè citavo proprio quasi alla lettera un'espressione di Francesca Trivellato che parla di backbone of Venetian industrialization. Ovviamente nel vetro l'industrializzazione è una cosa di un altro tipo. Diciamo che l'eliminazione delle arti e lo spostamento dell'industria totalmente a Murano nel primo Ottocento, con l'immissione anche di nuove tecnologie come il gas, ad esempio, come anche un diverso tipo di organizzazione del lavoro, può rientrare all'interno di una fase di trasformazione rispetto all'antico regime. Non sono, non mi metto qui a discutere di cosa sia industrializzazione, altrimenti, nel senso, potremmo anche in questo caso andare avanti con la discussione. Però, ecco, il punto era questo. Il settore delle perle di vetro rimane una parte importante dell'economia veneziana anche nell'Ottocento. E giustamente, invece, altri settori dell'economia, come penso alla seta, ad esempio, spariscono completamente. Già negli anni Ottanta subiscono un declino molto importante, ma questo, insomma, l'ha già messo in luce Marcello Della Valentina. Io rifletterei, ad esempio, sulla scelta che è stata fatta in quel caso del settore di focalizzarsi su un solo mercato, che è quello levantino, e una volta che questo mercato collassa negli anni 70-80, collasso ovviamente anche più o meno l'industria della seta. Però ecco, io non ho una risposta certa alla sua domanda, posso mettere lì alcune ipotesi, alcuni fattori. Sicuramente la perdita di centralità dovuta alla fine della Repubblica, quindi il fatto che Venezia non è più capitale di uno Stato, con tutto quello che questo significa in termini anche di attenzioni, di protezione, che comunque fino alla fine funzionano a livello
banalmente doganale, a livello di protezione, ad esempio, consolare per i mercanti in Levante, eccetera, eccetera. Cioè, il collasso dell'istituzione statuale della Repubblica ha sicuramente un impatto, almeno nei primissimi, diciamo, nella seconda metà degli anni 90, nei primissimi anni dopo la fine. Bisognerebbe in realtà studiare quali sono gli effetti sul commercio veneziano. Ci sono stati alcuni articoli, ma non penso che si sia approfondita molto la questione. Un'altra questione che posso provare, cioè posso porre, è il ruolo che Venezia ha poi all'interno della nuova cornice austriaca all'interno in cui è inserita, cioè in cui, diciamo, Venezia non è più, il porto veneziano non è più centrale rispetto a un Trieste che ha iniziato già a svilupparsi nel Settecento, anche se non ancora a livello veneziano, invece nell'Ottocento trionfa. Quindi, diciamo, potrebbe anche essere inserita all'interno di una dinamica di questo tipo. Cioè, Venezia non è più la dominante, non è più al centro di un sistema commerciale, diventa un porto e forse neanche, diciamo, il più importante di un altro stato. Quindi questo è sicuramente interessante. E poi può essere, ma diciamo, non mi sono addentrato in questo, dinamiche di altro tipo, di investimenti di altro tipo dell'elite, già in, diciamo, ad esempio la comunità ebraica che investe in terraferma da molto tempo, un cambio di destinazione di questi capitali e poi ad esempio tutto il, e ritorno un po' al discorso precedente, tutta questa infrastruttura, ad esempio in Levante, no? Questa rete consolare che comunque era al servizio di una comunità mercantile ancora, diciamo, non dico in espansione, ma florida e vitale fino agli anni 70-80, ad esempio in Egitto e ad Aleppo, improvvisamente viene meno anche il sostegno consolare, viene meno il sostegno dato, ad esempio, da tutta l'infrastruttura marittima e navale di Venezia. Nel senso, ci sono un insieme di fattori che spiegano questo. Indubbiamente la perdita di centralità e di indipendenza e l'entrata in un altro ecosistema, possiamo dire, economico, influenza, però sono così, sono delle suggestioni che lancio così, lei avrà sicuramente dei suggerimenti più... Torniamo bene o male alle regole del gioco. Esatto. Grazie. Grazie. Complimenti ancora, bel lavoro. Quindi mi sembra che ci siamo avventurati nella parte in cui chi dirige il seminario deve esercitare il suo potere dispotico nei confronti del discussant e del discusso, diciamo. E quindi, diciamo, ho anche realizzato di non aver detto prima, mi scuso, che potete porre domande in tre modi. Potete commentare la diretta su Facebook, sulla pagina Facebook della Deputazione di Storia Patria per le Venezie, potete commentare nel video che trovate su YouTube, eventualmente potete anche mandare una domanda all'indirizzo email che vedete apparire in sovraimpressione. So che detto in sovraimpressione sono un po' come le televendite, però lo potete vedere qui in sovraimpressione deputazionevenezia@gmail.com e contestualmente potete anche chiedere di intervenire in de visu, oltre che in spirito, se desiderate. Vi possiamo mandare un link per apparire, ecco, di persona, se questo è il vostro desiderio. So if you would like to pose a question, you have three options. You can either comment the FB, the direct streaming on the FB page. You can find it, Deputazione Storia Patria per le Venezie on Facebook. Otherwise, you may also comment on the YouTube video that you may find on YouTube. And the third option is to send an email to deputazionevenezia@gmail.com. In that case, you can also participate with a direct link whereby you can also show yourself, and there will be an epiphany of you in this context. So it's up to you, whatever option you would like to use. Io in realtà approfitto dei miei poteri dittatoriali, no scherzo naturalmente, dei miei poteri da diciamo, convener, si direbbe qui in Inghilterra, per porre alcune domande. La, diciamo,
siamo appunto nella fase delle domande, ma anche per me questi incontri sono sempre belli perché quando uno si occupa di un periodo molto diverso da quello in discussione, secondo me è molto bello riflettere su domande più generali, ma che comunque sono, secondo me, molto, molto interessanti e stimolanti. La prima mi veniva, hai menzionato The Familiarity of Strangers, tradotto un po' barbaramente in italiano come commercio transculturale, però mi veniva da pensare, ecco, qual è il ruolo delle diaspore mercantili nella commercializzazione delle perle di vetro? Cioè, vediamo un'influenza delle diaspore come reti di distribuzione, soprattutto per quanto riguarda l'Oriente, la vediamo anche a Ponente. Come si pone, diciamo, Venezia all'interno di questo sistema molto ramificato di circolazione, e qual è il ruolo, diciamo, delle case eventualmente, ecco, di non solo sefardite, ma in generale comunque degli ebrei, e di altre diaspore nella commercializzazione di perle di vetro nel Settecento? Dunque, grazie Nicola, è una domanda molto, molto stimolante ed è stata, diciamo, anche una delle sub-domande di ricerca che mi sono fatto, nel senso, io purtroppo, come dicevo, non ho avuto a disposizione, oppure la scelta delle mie fonti non è stata in questo senso, non ha risposto a questo tipo di allo stesso tipo di interrogativo che si faceva trivellato, nel senso che io non ho avuto a disposizione lettere di negozianti o queste cose qui, però dato che partivo da zero, dal punto di vista che, cioè nel senso non sapevo chi fossero i mercanti, salvo Barbaria, eccetera, non sapevo chi fossero effettivamente i mercanti veneziani di perle di vetro nel Settecento, cioè non c'è ancora questo tipo di studio, non c'è uno studio così approfondito sulla comunità mercantile veneziana nel Settecento che mi permettesse di ancorarmi. Ho fatto un'altra scelta, ho scelto di provare a cartografare gli esportatori e gli importatori, cioè gli attori commerciali. Per farlo ho utilizzato i manifesti di esportazione. Ho creato un database con po' di 2000 circa manifesti di esportazione, in modo che emergessero chi fossero gli esportatori in area euro-mediterranea e chi fossero gli importatori. E poi ho integrato queste informazioni con quello che emergeva dalle fonti delle corporazioni, no? Quindi questo Yakur può essere un nome qualunque, ma se tu poi sai chi è Yakur all'interno della comunità veneziana e lo trovi nei manifesti di esportazione, e lo trovi magari nominato nei dispacci del console al Cairo, le cose si ricostruiscono. Quindi, la risposta che ti posso dare è che c'è una grande differenza nelle reti levantine, diciamo, nelle reti del Mediterraneo orientale rispetto a quelle della Barbaria, ad esempio, e del Ponente o diciamo, dell'Atlantico. Schematicamente, parlo della seconda metà del secolo, perché ho dati sulla seconda metà del secolo, e soprattutto negli ultimi decenni, fortissima presenza di ebrei veneziani, soprattutto sefarditi, diciamo, nei flussi verso Alessandria dell'Egitto e Aleppo, che sono i due poli, ma soprattutto Alessandria d'Egitto, sono i due poli del commercio delle perle in Oriente. E quindi troviamo Daniel Bonfil, figlio, ad esempio, che è probabilmente, diciamo, all'interno del commercio delle perle, il mercante ebreo più importante di tutti. E lui, ad esempio, ad Alessandria e al Cairo, è sostanzialmente in corrispondenza con altri membri della comunità ebraica locale. Il mio studio poi ha permesso di vedere a chi spedissero i mercanti ebrei di Venezia nel corso del tempo. E ho notato che verso la fine del secolo si assiste, cioè mentre diciamo nella prima parte del diciamo, mentre nella prima parte del negli anni 60, diciamo, e nei primi anni 80
gli mercanti ebrei veneziani spediscono ad altri mercanti ebrei, negli ultimi anni invece c'è più commistione, cioè spediscono e commerciano anche con le case cristiane, mentre prima si assiste invece a una tendenza alla separazione fra le due diciamo, anime della nazione veneziana in Oriente, per cui gli ebrei di solito spediscono ad altri corrispondenti ebraici, che siano essi veneziani, quindi agenti al Cairo, oppure semplicemente membri del ceto dei negozianti locali, mentre poi verso la fine del secolo si assiste un po' allo scardinamento di questa cosa. In Barbaria, invece, dominio assoluto dei mercanti ebraici, ma soprattutto dei mercanti livornesi. Quindi c'è, diciamo, non sono solo veneziani, ma sono veneziani che magari hanno una filiale a Livorno, come Isaac Dallamana, ad esempio, che commercia anche con l'Inghilterra, oppure direttamente mercanti ebraici. Quindi in Barbaria, Tripoli soprattutto, perché è Tripoli più che Tunisi, per le perle di vetro il centro, ancora una volta, commercio interconfessionale, cioè all'interno della stessa confessione, più che usare l'espressione interculturale, ecco, per prudenza utilizzo l'espressione interconfessionale. In Occidente invece la presenza ebraica è sostanzialmente, cioè sono praticamente assenti a Lisbona, a Cadice, a Marsiglia, eccetera, eccetera, e l'unica piazza, diciamo la piazza più importante con cui commerciano ancora una volta gli ebrei veneziani è Londra. A Londra troviamo corrispondenti degli Aboaf Fonseca, ad esempio, lo stesso Dallaman commercia sia con Londra che con Livorno, scusate, Liverpool, però in Inghilterra assistiamo anche a spedizioni verso case cristiane, nel senso sudditi britannici, inglesi o britannici, cristiani. Quindi dipende dalle reti, e quindi c'è questa differenziazione tra Levante, diciamo Barbaria, che è un po' un mondo a sé, e l'Occidente. In Occidente, ad esempio, come dicevo, non solo i mercanti ebraici nelle spedizioni sono relativamente pochi, al contrario ci sono tantissimi mercanti fabbricanti di perle, quindi questi negozianti o patroni di fornace che non fanno solo i produttori, ma si lanciano anche nel commercio internazionale, fino a Lisbona almeno, fino a Londra anche, e ho già citato Barbaria, ma Barbaria non è solo, ci sono altri, Andrea Cecconi Gasparini, il fratello di Barbaria, anche Giovanni, insomma, diventano loro gli spedizionieri diretti su navi veneziane, spesso, sia per Lisbona che per Londra, di perle prodotte da loro. Quindi cercano probabilmente di escludere l'intermediazione dei mercanti della piazza per andare direttamente dai clienti. E, tra l'altro, la documentazione qualitativa permette di capire, cioè permette di scoprire che spesso è attraverso viaggi di esplorazione commerciale che questi accordi vengono fatti. Barbaria è sempre il più famoso, fa almeno 2-3 viaggi tra Lisbona, Cadice, Parigi, Londra, e attraverso questi viaggi stringe degli accordi commerciali con alcune delle case più importanti per questo tipo di commercio, come gli Juvalta e Frisoni, eccetera, che hanno una filiale poi a Luanda, e quindi commerciano tra il Mediterraneo e l'Oceano Atlantico avorio, zucchero, perle di vetro, appunto schiavi anche, fanno anche i negrieri ovviamente. Quindi c'è questo collegamento diretto fra questi attori che nascono come produttori e che però verso la fine del secolo sempre di più diventano appunto qualcosa di più, diventano veri attori, veri vettori, veri intermediari commerciali. Io ecco, ti ringrazio, poi appunto mi taccio perché vedo che ci sono altre domande e non voglio abusare troppo della mia posizione di questo seminario. Allora, in realtà le mie ultime avevo semplicemente due domande, una diciamo macro e una micro, cioè quella macro è: la tua ricerca può offrire qualcosa a una rivalutazione del Mediterraneo nel Settecento,
questa era la domanda macro, e quella micro è: hai nominato il ruolo delle donne soprattutto nella, diciamo, in alcune fasi della produzione. Qual è, si direbbe qui, la agency, lo spazio di manovra, diciamo in italiano, delle donne nella produzione, eventualmente anche nella commercializzazione, diciamo, delle perle a Venezia nel Settecento? Dunque, per quanto riguarda la prima domanda, mi riaggancio un po' alle risposte che avevo, diciamo, ai discorsi che avevo sviluppato rispondendo alle domande del professor Pezzolo, cioè se ovviamente questa tesi, questa ricerca si focalizza su una parte ben precisa del sistema, diciamo, del sistema manifatturiero veneziano. Bisogna anche chiedersi quanto sia eccezione e quanto invece sia, cioè quanto il successo delle perle sia eccezione all'interno del contesto manifatturiero veneziano e quanto invece sia, non dico la normalità, ma uno dei tanti esempi. A questa domanda non posso rispondere perché semplicemente gli studi non sono ancora stati fatti. Cioè, nonostante tutti i progressi, non abbiamo ancora un'idea molto chiara di, ad esempio, del successo di tanti settori importanti e del loro comportamento nel corso del Settecento. Quindi la mia risposta si basa semplicemente sul mio case study. Io ho l'impressione che attraverso questa ricerca si possa mostrare come che l'immagine possa, che questa tesi possa contribuire a mostrare che questi sistemi economici mediterranei, questi, diciamo, poli industriali commerciali mediterranei, hanno la capacità di trasformazione nel corso del tempo. Cioè la Venezia mediterranea settecentesca che produce le perle, allo stesso tempo la stessa di quella che nel Cinquecento esportava la vetreria in cristallo Façon de Venise, ma allo stesso tempo non è la stessa cosa, si è trasformata e si è adattata cercando di sopravvivere in un mondo in cui appunto le regole del gioco sono cambiate e quindi, diciamo, trasformando la sua struttura in modo da poter continuare a sopravvivere in questo ambiente. Quindi se io posso contribuire con qualcosa, contribuisco con appunto questa magica parola resilienza che in italiano fa un po' sorridere, ma che in realtà è quello, cioè nel senso anche un sistema considerato in declino, considerato arretrato nell'Europa meridionale, incuneato nell'Adriatico, lontano dall'espansione atlantica dal punto di vista geografico, trova gli spazi, trova le risorse, gli spazi, il savoir-faire, il supporto delle autorità per agganciarsi a questa espansione, a questa crescita, e quindi continuare a essere integrato all'interno di questi circuiti e continuare a prosperare, tra virgolette, all'interno di questo contesto. Quindi l'immagine che ho di Venezia nel Mediterraneo del Settecento è l'immagine, dal mio punto di vista, delle perline, di un sistema industriale, commerciale, cittadino, quindi con dei certi limiti, ma che all'interno di questi limiti ha ancora, diciamo, la capacità di agganciarsi di restare inserita all'interno dei cambiamenti che avvengono. E la seconda domanda, sull'agency delle donne, che è molto interessante, e ancora qui io arrivo da buon ultimo su questo tema, nel senso che prima di me ne ha scritto appunto Francesca Trivellato, Anna Bellavitis, Maria Teresa Sega, Nadia Maria Filippini, nel senso c'è le impiraresse soprattutto, le impiraperle che entrano nella rappresentazione della Venezia ottocentesca e novecentesca, sono state oggetto di studi già molto interessanti. Quindi io non posso rivoluzionare questo campo di studio, questo tema. Io mi sono concentrato appunto su gli spazi
offerti dalla, cioè gli spazi per le donne dell'arte, quindi parenti di maestri, perché ricordiamo che giustamente, come dicevi tu Nicola, sotto l'ancien regime le donne sono in una situazione di minorità giuridica, cioè ad esempio per quello che riguarda il lavoro all'interno delle arti, la loro possibilità di lavorare dipende dal fatto che siano consanguinee, quindi parenti di un maestro, il loro privilegio a lavorare deriva dal fatto che sono mogli, figlie, sorelle di un maestro, e nel momento in cui si sposano con un esterno il loro privilegio di lavorare decade nella maggior parte dei casi, quindi diciamo, il quadro generale è quello dello sfruttamento e dell'assenza di spazi per l'agency delle donne. Tuttavia, come dicevo, questo è il quadro normativo, e tuttavia la realtà è più complessa di questo. Senza voler negare lo sfruttamento, senza voler negare la minorità giuridica e, diciamo, la sottomissione imposta a una società patriarcale, ecco, se noi osserviamo il settore delle perle, vediamo delle differenze, ad esempio, tra un'arte e l'altra. Gli statuti dei margariteri, quindi del settore delle dell'arte che si occupa della produzione delle conterie, offre degli spazi limitatissimi alle donne. Perché? Probabilmente perché all'interno delle fornaci c'è una gerarchia di maestri ben definita, e l'ingresso delle donne, cioè nel senso l'affidare alle donne lavori che di solito vengono svolti dagli uomini, intacca il privilegio dei maestri, e quindi c'è una repressione totale di questa cosa, tant'è che alle donne dell'arte dei margariteri, parlo sempre di consanguine, quindi di parenti, di maestri, è concesso per la maggior parte del secolo solamente l'operazione della selezione delle grandezze delle canne, cioè la cernitura della canna, oltre all'infilatura, ma quello è un altro discorso. Mentre per un breve periodo, appunto durante questa fase di espansione di cui dicevo negli anni 50, le autorità veneziane, diciamo, sotto richiesta dei mercanti e dei patroni, riescono ad imporre il taglio della canna anche alle donne. Quindi le donne fanno concorrenza ai maestri per un breve periodo di tempo. Questo dal punto di vista legale. Poi dal punto di vista del lavoro nero, le fonti mostrano che ci sono donne che vengono impiegate per il taglio della canna. Però nell'arte dei margariteri la presenza di questa gerarchia rende gli spazi ancora più stretti, diciamo, l'agency ancora più limitata, la possibilità di azione ancora più limitata. Nell'arte dei perleri, invece, che è, come dicevo, l'arte sorella, si assiste a una cosa molto diversa, nel senso che sempre all'interno di un quadro di minorità giuridica, di sottomissione, eccetera, di sfruttamento, eccetera, però gli spazi sono molto più ampi, cioè non solo le donne possono lavorare alla lucerna, cioè modellare le perle, ma le vedove gestiscono il negozio, ad esempio, del marito defunto, fino alla fine della loro vita, quindi senza interruzioni di alcun tipo, e a loro viene anche, come dire, affidato in maniera esclusiva l'infilatura, quindi loro hanno anche un settore tutelato, cioè tutelato tra virgolette, affidato completamente. Non solo, ed è la cosa più interessante, con la revisione degli statuti, e questo probabilmente, ecco, concludo, con la revisione degli statuti, con le nuove mariegole degli anni 1762-64, le donne dell'arte, quindi parenti, sono ammesse in fraterna nei perleri, quindi possono, diciamo, ricevere i sovvegni in caso di malattia o di vecchiaia. Nel caso dei margariteri questo non è presente, cioè le donne non possono accedere alla fraterna, cioè al meccanismo di solidarietà interno all'arte. E questa è una differenza sostanziale, se ci pensiamo, tra le due arti. E probabilmente questa differenza deriva dal fatto che le perlere lavorano in una situazione completamente diversa, nel senso lavorano all'interno della casa, lavorano all'interno della famiglia spesso, non sono remunerate, la loro presenza è una cosa
normale, fa parte della quotidianità, non ci sono gerarchie all'interno di questo tipo di organizzazione del lavoro, i maestri rimangono sempre comunque alla guida di delle case e quindi della, diciamo, struttura produttiva, e la loro posizione non è intaccata dalle donne, per cui forse c'è anche più spazio per questo, nel senso, oltre poi a un discorso tutto di gesti tecnici, cioè il gesto del lavoro della perla alla lucerna è di prestigio indubbiamente più alto rispetto al semplice taglio o selezione della canna, quindi può essere anche questo. Poi c'è tutto il discorso, invece, e concludo rapidamente, del lavoro nero, cioè se noi andiamo a vedere le fonti giudiziarie ci sono anche vedove dei perleri che organizzano piccolissime reti di produzione tra donne, nascoste ovviamente, che lavorano su commissione dei mercanti. E quindi le vedove sfruttano la loro possibilità di gestire il negozio del marito defunto per appunto ricevere le commissioni e far lavorare e dar, diciamo, distribuire le commissioni a una serie di altre lucerne attive. E questo, se ci pensiamo, poi è coerente col fatto che poi nell'Ottocento troviamo le mistre, che sono queste figure intermediarie che distribuiscono il lavoro fra le donne. E quindi è probabile che all'interno di questo ambiente, a metà tra la legalità e l'illegalità, si sia poi sviluppato questo tipo di figura. Ecco, io finalmente mi tacito e presento solo le domande altrui. E posso chiedere alla regia di far comparire la prima domanda che ci è stata posta su YouTube. Se non sbaglio, la domanda, ecco, è di Umberto Signori. Ti chiede: ciao Pier, complimenti per la ricerca. Potresti approfondire i motivi e le difficoltà di una ricerca che segue le tracce documentarie di una merce, come le conterie, attraverso diversi archivi? Grazie. Beh, Umberto, insomma, lo conosco. Comunque, grazie della domanda e ti ringrazio, Umberto. E, certo, appunto, una delle difficoltà, non ho avuto l'occasione di dirlo, una delle difficoltà di questo tipo di ricerca soprattutto dal punto di vista delle fonti quantitative, ad esempio, il dover per forza, e sono anche felice di averlo fatto, confrontarsi e incrociare diversi tipi di fonte. Cioè, per quanto i registri veneziani dei cinque sagre della mercanzia siano bellissimi, siano una fonte straordinaria che dovrebbe essere studiata, non sono sufficienti. Quindi devono essere per forza incrociati con, ad esempio, altre fonti di tipo statistico o doganale, e questo l'ho fatto con Toffi di Suite, che è la base dati della bilancia del commercio francese, per Cadice non è possibile perché non ci sono i dati, con Lisbona e con quindi la balanza do commercio del Regno di Portogallo e con i custom books britannici. Quindi c'è il motivo del lavorare su diversi tipi di fonte, parlo appunto dal punto di vista quantitativo, è che semplicemente osservare questo commercio dal punto di vista delle fonti veneziane dà un'immagine distorta e non permette di approfondire, anche nel senso che, ad esempio, i registri, se un ricercatore vuole studiare i registri dei cinque sagre della mercanzia per un commercio occidentale, nel senso che vada al di là di Marsiglia, i registri offrono la categoria del Ponente, una grossa categoria che comprende tutto il territorio che va da Marsiglia a San Pietroburgo. Per un tipo di ricerca come la mia, che era interessata a capire dove andassero effettivamente le perle di vetro, questo era insufficiente. Per cui, i registri veneziani, le fonti veneziane sono bellissime, utilissime, bisogna andare al di là. Quindi motivo principale è questo. Rilevante, ci sono altri tipi di fonti. La difficoltà ci sono, intanto naturalmente misurarsi col sistema archivistico e l'archivio di Stato di Venezia non è semplice, quindi bisogna abituarsi, e una volta che si arriva a lavorare su altri archivi, altri tipi di fonti, esiste una banale differenza tanto linguistica e comunque di organizzazione. Io sono andato
devo ringraziare chi mi ha aiutato, ad esempio Guillaume Dodin e Loïc Charles, che sono le persone che hanno creato Toflit, che mi hanno messo a disposizione i dati della base, della loro base di dati, e per quanto riguarda le perle, e le persone che, diciamo, anche a Lisbona mi hanno indirizzato verso il materiale giusto e me l'hanno messo a disposizione. Per i custom books fortunatamente è tutto online e ringraziamo il Regno Unito per questo, quindi se volete potete studiare il commercio veneto-britannico fino agli anni 80, dall'inizio del 700. Però in effetti, ecco, sì, poi ci sono problemi pratici, cioè capire come vengono nominate le perline di vetro in altre lingue nel 700 e in una fonte statistica. A Venezia si chiamano conterie e manifatture a lume all'interno dei registri. In Francia a volte, diciamo, sono chiamate conterie, a volte sono rassad, a volte sono perle de verre, eccetera, eccetera. Quindi c'è un problema base di nomenclatura, individuare la cosa. E può sembrare una cosa sciocca, ma al primo sguardo dei custom books io cercavo glass beads, giustamente. E solo che non si chiamano glass beads nei custom books, si chiamano bugles. E quindi c'è, diciamo, bisogna contattare altri tipi di studiosi e quindi altri tipi di expertise per risalire alla cosa. Quindi difficoltà pratica, trovare quello che si cerca. E poi c'è tutto un problema ancora più difficile di corrispondenza, ad esempio, delle unità di misura. Cioè, le mie libbre sottili a Venezia diventano a roba a Lisbona, livre de poids a Marsiglia e libre ovviamente nel Regno Unito, insomma in Gran Bretagna. Quindi c'è un problema di corrispondenza, trovare a quanto corrispondono queste cose a queste unità di misura per poterle comparare, per non parlare poi del valore, perché i registri danno un certo prezzo alle perle, che non è il prezzo però di mercato, è un prezzo che viene stabilito negli anni 30 e poi viene aggiornato solo negli anni 90, quindi non è l'effettivo prezzo che si trova sul mercato, ma diciamo è un'unità di valore così. A Lisbona c'è un altro tipo di c'è un altro sistema monetario, quindi bisogna cercare di capire in reis quanto valgono 100 libbre di conterie, eccetera eccetera. E poi nel corso del tempo, per quanto riguarda il Portogallo e la Francia, cambiano anche i prezzi delle merci. E quindi diciamo sono problemi pratici, oltre poi che problemi di interpretazione della fonte, nel senso che ad esempio per Venezia ci sarebbe veramente tanto lavoro da fare per spiegare cosa sono i registri, che non sono una bilancia di commercio della Repubblica, e hanno una certa visione, una certa ideologia sottostante, cioè rappresentano il mondo secondo la visione dell'elite veneziana, in cui Venezia è il centro e lo Stato suddito è più o meno un mercato di importazione ed esportazione. Quindi non ragiona in termini di Repubblica, ma ragiona in termini di porto. E questo provoca tutta una serie di distorsioni sull'analisi, eccetera, eccetera. Grazie mille. Sì, devo dire che lavorando sul 300 io ti sono davvero molto vicino sulla confusione delle misure, delle monete, lì proprio viviamo momenti di ancora più complessi. Per il 300. Sì, ma anche per il professor Pezzoli, insomma, credo abbia frequentato epoche dove la confusione è, diciamo, è abbondante. Ecco, no, c'è una seconda domanda sempre posta su YouTube se non sbaglio, da Alessandro Favatà, che adesso, esatto, possiamo vedere a schermo, che ci chiede: buon pomeriggio e complimenti per la presentazione. Mi chiedevo che tipo di ruolo potesse avere una domanda creata da una clientela locale all'interno delle pratiche di produzione di perline. Grazie per la domanda. Dunque, è una domanda molto interessante in realtà. Se per locale intendiamo ad esempio veneziana, cioè proprio della città di Venezia, ho un tipo di risposta, nel senso che di fonti non ce ne sono tante in realtà, i registri non tengono traccia del consumo della città e di lavori sul diciamo, sia le tendenze di consumo che in generale il consumo della città di Venezia nel Settecento ce ne sono molto pochi. Una recente
tesi di dottorato, di corso di dottorato di storia economica a Verona di Mattia Viale, ma insomma, a titolo comparativo con la rivoluzione industriosa nel nord Europa, però sappiamo veramente poco. In effetti è uno dei punti oscuri questo. C'è sicuramente un tipo di commercializzazione cittadina delle perle, non so quantificarla, non ho trovato fonti che indicassero questa cosa, però diciamo, sia le fonti giudiziarie che, sì, più che altro le fonti giudiziarie, diciamo, lasciano intendere che ci fosse anche un commercio al minuto, nel senso, ci sono i botteghieri preposti per questo, quindi ci sono delle figure che vendono al minuto le perle. Il problema è che non so dire, le fonti non lasciano immaginare gli ordini di grandezza di questo consumo. Portato a pensare che comunque sia una parte inferiore rispetto a, che ne so, l'importanza di un mercato come Alessandria o Aleppo o Lisbona, ecco. Cioè, principalmente è un prodotto di esportazione e di esportazione a lunga distanza. Invece, se parliamo di un consumo, diciamo, locale in zona anche veneta o triveneta o, diciamo, tra terraferma veneta, i registri permettono questo di tracciarla. Ed è molto interessante vedere che ci sono insomma, se immaginiamo una carta a pallini dove ogni palla rappresenta la grandezza dei flussi di esportazione, ci sono dei piccoli puntini anche tra il Polesine, Monselice, Verona, Vicenza, i Friuli, Pordenone, anche micro realtà che magari nel corso di 30 anni ricevono qualche quantità di manifattura a lume o conterie. Quindi c'è anche questo tipo di piccolo mercato locale che però a livello aggregato non conta molto, ecco. Però è sicuramente curiosa questa cosa e potrebbe forse rientrare, ma qui veramente vado nell'ipotesi, in un tipo di diciamo, consumo voluttuario, se vogliamo dire così, nel senso di un tipo di consumo che si avvicina a questo sviluppo della cultura del gioiello non prezioso di cui avevo citato Barbara Bettoni prima nel suo libro Perle di vetro e gioie false, che si diffonde in Europa ma anche in Italia. Quindi potremmo fare una comparazione con, come dicevo, la famosa rivoluzione industriosa e il cambio delle abitudini di consumo del nord Europa con un altro tipo magari di consumo anche nel Settecento, anche per realtà della terraferma veneta. Cioè le perle di vetro non sono un oggetto di consumo quotidiano, sono appunto un accessorio di decorazione, e sarebbe interessante, se ci fosse tempo, voglia e fonti, per analizzare anche questa questione. Ecco, proprio questa questione in realtà è il rapporto tra prodotto di lusso e diciamo prodotto invece di tutti i giorni è al centro della domanda che invece è stata posta da Salvatore Ciriacono, che insomma chiedeva la regia di mandare in sovraimpressione. Salvatore Ciriacono chiede: vorrei sapere se ha valutazioni, sebbene generali, fra perline a lume e quindi prodotti di lusso, fra le perline di minor valore. Le prime, in altri termini, sorreggono il commercio in generale? Cioè, se le perle a lume sostengono il commercio in generale delle perline, delle perle di vetro più in generale. Dunque, ringrazio il professor Ciriacono per la domanda. Uno degli aspetti che già Barbara Bettoni metteva in evidenza è l'estrema diversificazione dell'offerta produttiva. Cioè, come avevo anche accennato prima, si va dalla conteria da Lisbona, cioè la conteria di minor valore aggiunto, piccoli grani di perla, a le corniole, ad esempio, che sono queste perle a lume che imitano la cornalina e che sono molto richieste sui mercati orientali, a veri gioielli, nel senso perle ricoperte in argento, perle che hanno dei piccoli pendenti in oro, anche vari tipi di decorazione con materiali preziosi e semipreziosi. Quindi
c'è un'offerta produttiva e anche un'innovazione del prodotto continua nel corso del Settecento, soprattutto per le perle alune. I mercati sono più o meno simili, nel senso che i registri mostrano che più o meno c'è solo un po' più di importanza nelle perle alune per Aleppo e la rotta siriana, probabilmente legata a questa importanza della corniola che va verso l'India, verso la Persia, eccetera, eccetera. Quindi quello che si vede è più che altro la presenza di una serie di mercati regionali con una richiesta specifica di perle di vetro e che varia anche in funzione del tempo, quindi la produzione si adatta a questo tipo di domanda variabile nel tempo e secondo l'orizzonte geografico. Le perle ad alto valore aggiunto non sostengono in generale, a livello generale, a livello aggregato, il commercio. Ad Aleppo sì, formano la stragrande maggioranza, le corniole appunto, di questo commercio, ma in generale no. Osserviamo piuttosto a degli andamenti differenti dei due flussi, segno appunto che probabilmente la domanda è diversificata secondo il mercato e secondo il periodo. Quello che invece si nota è che più che sostenere il commercio delle perline, vediamo un andamento un po' differente, cioè le manifatture a lume hanno più successo delle conterie, almeno negli ultimi 30 anni, però i dati sono disponibili per gli ultimi 30 anni, cioè mentre le manifatture a lume non solo resistono e continuano a essere commercializzate, ma aumentano anche in maniera importante la loro esportazione, mentre le conterie aumentano sì ma meno, quindi più che sostenere il commercio abbiamo un dinamismo differente, ecco, ma entrambe sul lungo periodo l'espansione c'è per entrambe, ecco. Più dinamiche le manifatture a lume, forse bisogna interrogarsi appunto sulla loro capacità maggiore di rispondere ai gusti dei consumatori o la loro maggiore la loro diversificazione maggiore dell'offerta, sicuramente superiore rispetto alle conterie, che non possono essere decorate, quindi il colore è dato dalla canna ed è in base a quello che si decora la conteria. Allora, noi la conosciamo perfettamente in orario, ma naturalmente io mi devo fare la domanda fatidica, un po' come il prete al matrimonio: c'è qualcuno che ha ulteriori domande, non obiezioni in questo caso, che ha ulteriori domande da porre a Pia Nicolò Sofia? Naturalmente potete usare tutti e tre i canali, io in questo caso sto cercando di controllarli, insomma, un po' tutti. Mi sembra di non vedere altre domande per ora, per cui posto che comunque penso che Pia Nicolò sia comunque più che felice di rispondere a eventuali domande via mail, immagino, certo, caso che arrivassero in futuro, e per cui colgo l'occasione per dire che allora ringraziamo sia Pia Nicolò Sofia, sia Luciano Pezzolo, sia naturalmente la deputazione e anche la regia che sta supportando tecnicamente questa occasione. È stata una bellissima discussione, mi ha fatto molto piacere vedere che ci sono state domande e c'è stato anche un bel dibattito, direi. E quindi insomma direi che ci salutiamo, ci diamo appuntamento al solito, insomma il seminario di Venice in Question è a rolling seminar in cui ci sono sempre nuovi appuntamenti, per cui vi invito a partecipare anche alle prossime puntate e spero possa essere un'occasione nel quale riusciamo a mostrare la ricerca ai giovani ricercatori e metterli anche in dialogo con persone di grande esperienza, ecco. Un po' meno giovani forse, ma comunque di grande esperienza. So thank you all for having attended the seminar. We are now wrapping it up, and it's now time to thank both Pia Nicolò Sofia and Professor Pezzolo for their presence and the useful and intense dialogue that we have had. I hope you enjoyed it as well, and of course if you want to pose any further questions, feel free to email Pia Nicolò Sofia. As said, Venice in Question is a rolling seminar, so there will be the next episodes of the seminar, the next meetings will be in the coming weeks and months, so we invite all of you to follow us, and if you're interested to, of course, to
to look for us on the page of the Deputazione Storia Patria, which we thank today alongside Pier Nicolo Sofia, Luciano Pezzolo, and those who the technician who are making this possible, and of course all those attended, both those who pose some questions and those who just are enjoying seeing this conversation. So thank you all, and I think that's the end of it. Thank you. Grazie. Thank you. Grazie.